Lo si era compreso già dall'inizio, già da quando si stava per riaprire dopo il lockdown, fase 2, fase 3, in Campania come in altre parti d'Italia, tutto il mondo delle imprese e dei lavoratori è in gran fermento. Facciamo il punto della situazione anche con una serie di incontri che sono stati realizzati in Regione Campania con le associazioni di categoria e le istituzioni. Lo vedete, abbiamo in linea il sempre solerte e gentile presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. Buongiorno presidente, grazie ancora una volta per insomma spendere un po' del suo tempo in nostra compagnia. È un piacere, una gioia e grazie mille per l'invito, grazie di cuore. Presidente, dicevamo di questa serie di manifestazioni in giro, però io volevo partire dalla fine, cioè dall'incontro che avete avuto per quanto riguarda i noleggi, gli NCC, appunto ieri. Com'è andata? Allora, ieri sono scesi in campo praticamente il mondo dell'autotrasporto, autobus, auto, tutti quelli che nella nostra regione comunque fanno parte di quel comparto del turismo, perché sono il primo bigliettino da visita per i nostri turisti che li accolgono in porti, aeroporti, stazioni e li portano in viaggio per la nostra magnifica regione, isole o quant'altro. È un mondo che per quanto riguarda la regione uno sforzo l'ha fatto, perché ha dato un contributo alle imprese. È chiaro che il contributo che hanno avuto, i 1.000 o i 2.000 euro per ogni azienda, è poco, se immaginiamo che almeno ogni azienda ha quei 6, 7, 10 autobus, quindi vuol dire che ha almeno i 15 lavoratori. Abbiamo bisogno che il governo centrale se ne faccia carico, abbiamo bisogno che il governo centrale comprenda che il mondo del trasporto sul nostro paese è fondamentale. La nostra bella Italia, stretta e lunga, se non fosse per il trasporto su gomme sarebbe un problema, perché ricordiamo che non tutta l'Italia è servita dalla linea veloce delle Ferrovie dello Stato o Italo. Quindi abbiamo bisogno di queste categorie e queste categorie le hanno dimenticate. Adesso stiamo lavorando, ieri l'incontro con il prefetto era una lettera per sensibilizzare il governo e il ministro affinché se ne potesse fare carico, per sopportare un po' le spese, per cercare di azzerare le spese per tutto il 2020, quindi tutte quelle sono le tasse di possesso che pagano, le assicurazioni, insomma c'è un mondo, c'è un costo enorme in quel mondo che c'è bisogno di dargli una mano. Senza lavoro e senza turismo questi signori sono destinati a chiudere tutti. Solo qui in Campania abbiamo una forza lavoro di oltre 11.000 persone interessate direttamente in questa categoria. Ci sembrava giusto stare al loro fianco. Giusto per quanto riguarda i trasporti, proprio ieri pomeriggio alle 18 il Presidente Conte ha fatto un riferimento alle ferrovie che mancano, ai doppi binari da ricostruire, ad immaginare una Italia che debba, una bella Italia veramente da rimettere in movimento. Si parlava di questa pioggia di miliardi in prestito per quanto riguarda l'Unione Europea, si parla di miliardi dappertutto, di stanziamenti, i 900 milioni della Regione Campania, però intanto c'è ancora chi, caro Presidente Schiavo, lamenta il fatto che o sono pochi o non sono arrivati tutti, ma insomma i piccoli imprenditori e i lavoratori, soprattutto gli stagionali, battono ancora cassa. Ma è assolutamente vero quello che lei dice, perché? Perché realmente nella fase 1 hanno fatto delle promesse che non sono state mantenute. Parliamo di 400 miliardi di euro a sostegno del Mediocredito Centrale che il governo centrale ha messo per garantire i finanziamenti alle imprese. Oltre il 60% non ha avuto il finanziamento perché ritenuto non idoneo dalle banche. Allora, se noi mettiamo in campo delle azioni dove sappiamo che le regole sono stringenti e che molte di queste imprese non potranno avere il finanziamento, perdonatemi, perché ci sono questi proclami, convinciamo le persone che stia arrivando qualcosa di buono, poi alla fine poverini si ritrovano, come dire, oltre ad avere la delusione anche la beffa, perché molti di questi, nella speranza di ricevere quei 25.000 euro, si sono indebitati in famiglia per poter aprire le loro attività. Questo ci spaventa molto, perché se non ci saranno le banche a sostenere questi imprenditori, due sono le strade: o questi imprenditori chiuderanno e ci troveremo un esercito di imprenditori per strada e quindi tanti lavoratori anche, perché l'imprenditore porta a casa anche il suo mensile, e ovviamente l'altra parte è che se non troveranno le banche, non hanno il coraggio di chiudere la serranda, probabilmente si rivolgeranno a qualcun altro che non è lo Stato
e che gli darà sicuramente una mano. Riguardo ai lavoratori stagionali, Presidente, i nostri sono ancora in subbuglio e hanno preannunciato un'altra, la terza manifestazione qui sull'isola d'Ischia per mercoledì prossimo. Però intanto, a sentire qualcuno di più in alto, insomma, si vuole puntare l'attenzione. È possibile che tutto colpa esclusivamente dei tecnicismi burocratici di un INPS che abbia, come dire, peggiorato le cose mettendo dei paletti che dal governo non sarebbero mai arrivati? Sì, la burocrazia ha fatto la sua parte. La burocrazia ha, come dire, condannato al, come dire, al fallimento le azioni che ci hanno messo in campo. Parlo sia di quelle nazionali che di quelle regionali, perché adesso che c'è bisogno di sostenere l'economia, adesso c'è bisogno di sostenere le imprese, noi stiamo parlando di come dire, azioni partite due mesi fa che qualcuno ancora non deve avere. Ricordiamo che la cassa integrazione in deroga non ancora tutti l'hanno ricevuto, una piccola parte non l'ha ancora ricevuto, ma non ancora tutti l'hanno ricevuto. In un paese serio non funziona così. In un paese serio si decide, si eliminano delle leggi perché si rendono leggi effettive. Il giorno dopo, dopo due giorni, massimo dopo una settimana, si eroga a tutti coloro che ne hanno bisogno in maniera diretta. Dopo si gestiscono le regole. Invece qui stanno prima provando a gestire le regole, fare in modo che nessuno si prenda il rischio personale, e ovviamente questo può immaginare quanta confusione e quanta burocrazia crea, e poi successivamente, se è possibile, si finanzia l'impresa. Stanno ancora da 60 giorni. Presidente, questa disputa tra ordinanze legate all'orario di chiusura dei bar sulla Movida, secondo lei quanto poi penalizza la credibilità delle istituzioni rispetto ad un gioco di orari sostenibili, credibili, anche giustificabili dall'una e dall'altra parte, sia chi vuole chiudere prima come De Luca, sia chi vuole allungare come De Magistris, però di fronte ad una richiesta poi di giovani che comunque vogliono stare insieme, come dire, nonostante tutte le prescrizioni? Ma sì, è vero quello che le dice, perché realmente la Movida non la fermiamo. Chiudere le attività commerciali lo vediamo su tutti i territori. I giovani escono e comunque fanno assembramento. Con la birra o senza birra fanno l'assembramento. Se il problema è l'assembramento, non l'abbiamo risolto. Non abbiamo risolto il problema ai commercianti, alle imprese, perché tenendoli chiusi non stanno incassando. E c'è un problema serio, perché probabilmente tra due mesi io, lei e tanti altri ci troveremo a discutere di centinaia di imprese che chiuderanno perché non ce l'hanno fatta. E allora sarà troppo tardi ragionare, potevamo fare, non potevamo fare, perché il tempo sarà passato e la condanna sarà già arrivata per molte delle imprese. Nel frattempo questa disputa o questo fioretto politico non fa altro che creare problemi alle imprese, ancora una maggiore confusione alle imprese, che in questo momento è la parte più debole. Sono quegli imprenditori che nella speranza stanno aprendo le loro attività, nella speranza stanno attendendo che la banca li finanzi, nella speranza stanno attendendo un mercato che non hanno più. Quindi, invece di dare sostegno a questi imprenditori, di dire la politica, di stare al loro fianco, di dire noi vi sosteniamo, stanno lì a creare confusione, perché la regione dice una cosa, il comune ne dice un'altra, il TAR interviene e ne dice ancora un'altra, e quindi rimette a posto un'altra volta le carte. Quindi tutto questo chi ne sta pagando con la propria pelle sono le imprese e gli imprenditori della nostra regione. E a tal proposito parliamo anche degli albergatori. Stanno riaprendo, ma con difficoltà e con molto sospetto, a dire il vero. Molti, avendo difficoltà anche di spazio e di organizzazione, stanno riconvertendo la loro attività ad un semplice, se così si può dire, camera e colazione, mezza pensione, perché non avendo spazi per ristorante o per cucine o per garantire le regole così come previste. Se da un lato questo è positivo, dall'altro però c'è il rovescio della medaglia, che significa posti di lavoro in meno. Assolutamente, guardi, il distanziamento sociale, abbiamo detto dal primo giorno, avrebbe tagliato almeno il 50% della forza produttiva di ogni struttura economica. Questo è così oggi. L'imprenditore cosa sta facendo? Non ha avuto nessun aiuto, o almeno aiuti che gli consentissero di poter mantenere la stagione e quindi mantenere i costi. Tutti gli alberghi che apriranno, se non ci sarà il mercato turistico e se non ci sarà un'economia diversa, perché la nostra regione è diventata anche più povera, o anche la nostra stessa Italia, perché se noi immaginiamo a puntare solo sul mercato interno, probabilmente quest'anno ci saranno tante persone che in vacanza non ci andranno,
perché hanno avuto i loro problemi, perché magari molti sono figli di imprenditori, sono famiglie di imprenditori, sono lavoratori che non hanno ricevuto la cassa integrazione, o se l'hanno ricevuto, ovviamente, come è noto a tutti, la cassa integrazione è il 20-30% più bassa di quello che è un mensile. Quindi alla fine mancano dei soldi nella tasca delle persone, e questa è la nostra vera preoccupazione. Dovremmo preoccuparci come porteremo avanti l'economia in un paese più povero. E se ovviamente gli imprenditori che stanno aprendo gli alberghi in questo momento li stanno aprendo a una condizione diversa da quella che potevano prima, ovviamente non potranno richiamare a lavorare tutti i lavoratori che tenevano prima, perché se prima io tenevo 100 persone nel mio albergo e avevo 20 persone al lavoro, se adesso ne ho 50 non ho bisogno della forza lavoro che avevo prima. Questo sarà chiaro a chi fa politica nel nostro paese? E quindi la nostra preoccupazione è questa, che quando noi continueremo ad andare avanti al regime di attività aperte, comunque ci saranno tante persone che rimarranno a casa e gli imprenditori non saranno più ricchi, anzi saranno più poveri, perché non incasseranno economie che gli permettono di poter superare il break even, ma molti imprenditori sanno che aprono le loro attività e ci rimetteranno per quest'anno. Ritornando ai commercianti, quelli che la mattina alzano le saracinesche per tentare di dare almeno un minimo di vitalità a delle zone ormai morte, tra virgolette, o quasi, ci sarebbe da rivedere il profilo dei fitti, perché ci sono alcune zone, non solo dell'isola d'Ischia, dove i fitti in tempo di pace erano esorbitanti, adeguati probabilmente alla richiesta e al mercato. Oggi sarebbe ipotizzabile, ecco, rivedere e rinegoziare questi fitti al ribasso, trovando ovviamente dall'altra parte un proprietario di immobile che sia, come dire, compiacente e che abbia il buon cuore di comprendere che il momento è un po' così pericoloso per tutti. Direttore, lei ha ragione, noi di Confesercenti da metà marzo abbiamo chiesto al governo di iniziare a scrivere nuove regole per i proprietari degli immobili, perché dobbiamo fare sì che questi signori non paghino assolutamente tasse, perché quello che dovrebbero pagare lo devono togliere a quelli che sono i loro affittuatari. Quindi quanto risparmieranno? Il 40%? Bene. Quando io pagavo 10.000 euro al mese ne devo pagare almeno 6. Poi dobbiamo sederci a tavola con il proprietario dell'immobile e fargli capire che sono cambiate le regole nel mondo, che adesso ogni impresa è una start-up, non sono più attività che avevano quella capacità economica di prima, quel mercato di prima, e probabilmente dobbiamo ripartire con dei fitti assolutamente diversi. Noi auspichiamo almeno, tra tasse e, come dire, benevolenza del proprietario dell'immobile, a risparmiare almeno il 50% di quello che pagavamo prima del 9 di marzo, perché non c'è più il mercato. Se quel proprietario delle mura pensa di ricevere sempre gli stessi soldi, tra 3 mesi si troverà con quell'impresa che è all'interno fallita, che non è riuscita a pagare, e non ci sarà nessun altro che si va a affittare quel locale, perché il mercato non c'è più. Quindi in questo momento ognuno deve fare la sua parte e anche i proprietari degli immobili devono fare la loro parte. Diciamo le manifestazioni, le categorie che sono in piazza. Questa mattina è la volta a Roma degli agenti di viaggio, anche loro sono tra i primi a dover soffrire, ad aver sofferto questa situazione. Adesso con la riapertura per un turismo più nazionale, poi si vedrà se con la riapertura degli aeroporti e delle frontiere, almeno all'interno dei paesi di Schengen, dell'Unione Europea, si possa intravedere un passaggio di tedeschi, inglesi, francesi, spagnoli, chissà. Allora guardi, questa è un'altra categoria importante in Italia, sono oltre 10.000 agenzie di viaggio che danno lavoro a oltre 40.000 persone dirette, quindi è un mercato enorme che il coronavirus li ha assolutamente tagliati fuori. Chi sono gli agenti di viaggio? Gli agenti di viaggio sono i professionisti che consigliano le vacanze sia a prodotto italiano che outgoing, quindi verso il resto del mondo. Se fino a metà, fine luglio rimarranno chiuse le frontiere, questi signori sapranno che fino a fine luglio non potranno fare nulla. Potranno vendere probabilmente delle camere in Italia, ma non tutti hanno questo tipo di facoltà, non tutti hanno questo tipo di contratti in essere, non tutti i clienti si rivolgono all'agente di viaggio per prenotare l'albergo ad Ischia o a Rimini, molto spesso chiamano direttamente gli alberghi, quindi scavalcando quella che è l'intermediazione.
Quindi è una categoria in grande difficoltà e anche qui il governo deve capire cosa vuole fare. Se spendere tutti i soldi che riceve per costruire binari per la linea veloce o se in parte costruisce linea veloce, un'altra parte mette in moto l'economia, che queste persone pagheranno le tasse e continueranno a pagare probabilmente le linee veloce sul nostro territorio nazionale, quindi continuare a mettere binari sulla nostra bella Italia per renderla più veloce e raggiungibile dovunque. Presidente, in conclusione, io so che la sua è un'agenda fittissima di impegni, allora volendola sfogliare per le prossime ore e i prossimi giorni, cosa bolle in pentola per i prossimi giorni? Quali sono gli impegni che a livello istituzionale la vedono impegnata per continuare a tirare avanti questa nostra bella regione fuori da questo momento particolare? Continuiamo ad avere un rapporto fittissimo con la regione, perché le categorie sono tante, è necessario per ogni categoria parlare con gli assessori preposti fino ad arrivare ovviamente al governatore De Luca. Dall'altra parte stiamo continuando a parlare con il prefetto per le varie categorie, ma soprattutto per cercare di incentivare il mondo bancario, ABI e Banca d'Italia, perché si diano delle risposte alle imprese e creare degli ammortizzatori particolari per quelle imprese che hanno avuto il diniego, perché sono quelle imprese che a noi spaventano se non hanno i soldi dal mondo bancario e sono troppe. In Campania è quasi il 50% che ha avuto il diniego dal sistema bancario. E poi continuiamo a lavorare per le tante categorie che sono state dimenticate. Ci sono molti settori che appartengono a dei mondi come quello del turismo e ci sono, come dire, aree portuali, aeroporti, dove ci sono attività commerciali che sono stati completamente dimenticati da tutti. Cioè lì dove non arrivano le navi, lì dove non arrivano gli aerei, lì dove non arrivano le stazioni, ci sono delle imprese, famiglie che da anni tengono le loro attività e mantengono le loro famiglie. Sono chiusi perché non c'è mercato e nessuno se ne preoccupa. Ovviamente non è che il cittadino o il consumatore della città poi va in aeroporto a fare un acquisto, assolutamente, quella è un'attività che solo se arriva il turismo funziona. Stiamo preoccupandoci un po' di tutti, come dico dall'inizio, proviamo a non dimenticarci di nessuno. È un lavoro immane, ma continuiamo con tutto lo staff di Confesercenti a poter seguire tutti. Lo facciamo insieme ai miei presidenti di territorio e i presidenti di categoria, fortunatamente ho tanti bravi imprenditori che mi stanno dando una mano su tutto il territorio, compreso quello di Ischia, quindi ci auguriamo di ascoltare tutti e sicuramente faremo l'impossibile per tutti. Poi proveremo a tirare le somme sperando di essere fortunati e di avere, come dire, non dico vinto una partita, ma almeno portato a casa un pareggio. Bene, grazie Presidente, come sempre è stato gentilissimo per aver speso un po' del suo preziosissimo tempo in nostra compagnia, la ringrazio, le auguro buon lavoro e ci sentiamo allora come sempre nei prossimi giorni al prossimo step per commentare quello che sarà accaduto nel frattempo. Direttore, grazie, grazie a lei, alla sua mittente e alla sua meravigliosa isola di Ischia, che ci auguriamo di vedere popolata quando prima dal mondo economico, dal turismo, e farla ritornare ai suoi grandi splendori. Grazie a voi e buon lavoro a tutti. Grazie, buona giornata.